Allora, oggi parliamo, stiamo registrando i video, stiamo preparando dei video che servono poi per la prossima stagione. E sono dei video che servono a informare le persone su quello che facciamo. Quindi oggi parliamo di un argomento, mentre il registro durerà un'oretta, non interrompiamo, ma quando finisco potete fare tutte le domande, parliamo anche di altre cose, non è un problema. Faccio solamente un monotema per la telecamera, poi dopo cambiamo anche argomento. Di altre cose. Allora mettiamo qua il titolo. Il titolo è Orrori dentali. Orrori dentali. Allora, oggi parliamo di un argomento che è a cuore a tantissimi pazienti, ovvero come scegliere il medico, non il dentista, il medico in maniera corretta per i problemi che si hanno, ovvero come evitare di cadere nella clinica degli orrori. Co ne avrete sentito parlare, no? Delle cliniche degli orrori. Quindi trattamenti errati oppure trattamenti che non dovevano essere fatti e che vengono fatti, oppure trattamenti che sono anche corretti nell'esecuzione, però fatti sul paziente sbagliato, cioè quindi hanno sbagliato, magari il medico ha dato, che so, la medicina sbagliata al paziente, cioè funziona la medicina, è buona, però data al paziente sbagliato non ha effetto, non ha nessun effetto. E questo è un grosso problema che si ha nell'ambito della sanità, cioè nel dover, quando uno ha un problema, trovare la clinica o il professionista che gli risolve il problema a caso suo, che faccia a caso suo. E questo è un problema che c'è intercultura, ce l'abbiamo noi, ce l'hanno gli americani, ce l'hanno gli australiani, ce l'hanno anche i moldavi, ce l'hanno, anche i rumeni ce l'hanno questo problema. Ed è interprofessione, nel senso che non è poi in realtà questo un problema solo delle professioni mediche, ma è un problema di tutte le professioni, okay, di quelle che ne so, può essere l'architetto, come può essere l'idraulico, come può essere magari lo specialista in un qualcosa, in qualche settore che è fortemente caratterizzato dall'aspetto magari della scienza, ma anche della manualità. Nel senso che magari uno è bravo nella grammatica, sa le cose come vanno fatte teoricamente, però poi magari manca un po' la pratica o mancano gli strumenti, gli attrezzi. E quindi la domanda è come orientarsi, un vero e proprio orientamento, cioè come fare la ricerca. Se a me manca, che ne so, un rene, oppure devo fare il trapianto di fegato, oppure devo fare i denti, oppure ho un problema di catarata, oppure ho glaucoma all'occhio, no? La pressione che aumenta e ci perdo la vista, oppure diabete, c'è un problema di diabete di tipo 2, mi è venuto dopo, non ci sono nato. Però c'ho da scegliere, capito? Uno che mi segue nella vita, mi fa stare in carreggiata. Voi come scegliereste? Come fareste? Come vi orientereste? Come fate la scelta della clinica o del centro specialistico? Perché da qui deriva poi il risultato che ottenete. Solo da questa risposta, se data in maniera corretta, in maniera metodica, corretta, si ottengono dei risultati. Se invece si rischia di dare la risposta sbagliata a questa domanda, è alta la probabilità che si rimane in una spirale dal quale non se ne esce più fuori. Da cui il titolo, ok, orrori dentali è provocatorio come titolo, non ci sono gli orrori dentali, ci sono trattamenti artigianali che vengono fatti da persone che possono aver studiato, possono non aver studiato, possono avere investito in attrezzature o meno, anche se le attrezzature non sono poi così importanti quanto è più importante il dolo, cioè se uno poi le cose le fa con coscienza e con quella che sì, che viene definita professionalità, ma alla quale va anche poi aggiunta etica, non solo professionalità, perché una cosa te la posso fare professionalmente fatta bene. Se però non ne avevi bisogno, è poco etico che ti faccio un qualcosa fatto bene, che so anche fare bene, con gli attrezzi buoni. Vedete che l'etica è molto più importante delle attrezzature. Cioè le attrezzature sono importanti, servono per poter lavorare.
Se io vedo clinica di trapianti robotizzata, pubblicità che vedo per esempio entrando a Bucarest, c'è il rischio che magari entro in un sistema che sono bravi a fare le resettive magari dei tumori, però magari curano anche i polmoni sani. Okay, perché devono fare soldi. Oppure le cliniche degli orrori che si sentivano, che curavano e facevano trapianti a chi non ne aveva bisogno, perché dovevano incassare i fondi pubblici. E questo è un periodo molto pericoloso, tra l'altro, per la sanità pubblica, perché stanno arrivando soldi a pioggia. Il problema è che li prende chi ha la bacinella, questa pioggia, cioè chi si organizza per operare. Operiamo. Ok, quindi è un periodo questo dove stanno assumendo tanti medici, stanno assumendo tanti professionisti, non solo medici, anche paramedici. Sono macchine grandi, queste grosse, che devono lavorare per far arrivare i fondi. Okay, questo è poi il rovescio della medaglia anche dall'altro lato, perché delle volte le cliniche degli orrori non sono solo private, possono anche essere pubbliche, okay, senza togliere poi al privato che comunque delle volte può avere delle attrezzature, dei professionisti che è difficile anche trovare nel pubblico se è organizzato male il pubblico. E quindi il metodo con cui si sceglie la clinica, e anche il metodo magari come avete scelto voi questa clinica o come avete fatto altre scelte in passato, che può essere delle volte la porta d'ingresso verso un miglioramento della propria vita, o potrebbe essere la porta d'ingresso dell'inferno. Proprio si inizia a... Chi viene all'estero, per esempio, sono persone mediamente più studiate, più culturate nel settore medico, perché ne hanno già prese tanti di pali. Okay, quindi a un certo punto sono detto: aspetta un attimo, mi metto a studiare. Le leggo le cose prima, mi informo meglio. Invece, delle volte il primo che prende le cantonate è quello che ha sentito questo qua, oppure passando sulla strada ho visto la vetrina, entro così, entro in un meccanismo magari di una clinica che non è la clinica adatta al mio caso, è una clinica generalista, per esempio. Io ho bisogno di risolvere una cosa molto specifica. E questo succede anche a livello, ripeto, di altre professioni. Per esempio, gli avvocati. Un avvocato non è uguale a tutti gli altri avvocati, sono tutti diversi gli avvocati. Oppure i commercialisti. Ci sono commercialisti che si occupano di alcune cose, altri che fanno i tuttologi. Io ho alcuni che fanno cose ben specifiche. Vi darò degli elementi oggi che, a mio parere, per esperienza, possono dare una guida, possono dare già un'indicazione se quel medico, quella clinica fanno a caso vostro, ma ciò non toglie che questi elementi li dovete prendere con le pinze, come i denti. Perché se manca comunque l'etica, possono esserci degli elementi che... Comunque magari c'è un dolo dietro quella attività, c'è un altro obiettivo. E da lì è importante, c'è un altro macro elemento che vedremo dopo che vi fa un po' capire se c'è etica dietro quell'azienda oppure no. E la cosa, per esempio, una cosa che metterei in contrapposizione. Per esempio, il passaparola contro le recensioni. Okay. Delle volte si sceglie il medico per passaparola. Quante volte capita che magari uno ha un problema grave, specifico, non parliamo di raffreddore, parliamo, che ne so, di insufficienza renale. Paziente che sta perdendo i reni e deve fare un trapianto di reni. Quante probabilità ci sono che i suoi colleghi di lavoro o i suoi familiari hanno lo stesso problema? Magari il raffreddore, sì, ci può stare, ne trovi. Se uno deve anzi trapiantare il fegato, passaparola. Non tutti i tuoi amici devono trapiantare il fegato. Okay.
Quindi c'è il rischio che magari nel passaparola ci sia il tuo amico che deve trapiantare, che ne so, il rene invece che il fegato. E vai a finire nella clinica che è brava con i reni e non con il fegato. Oppure c'è il rischio, parliamo di dentisti, che ne so, il passaparola, i dentisti non sono tutti uguali, anzi, sono un altro di quei settori dove sono molto diversi i dentisti gli uni dagli altri. Ci sono quelli che fanno gli apparecchi che raddrizzano i denti, ci sono quelli che fanno la chirurgia ma non fanno la protesi, oppure quelli che fanno la protesi ma non hanno mai messo un impianto. Oppure ci sono quelli che devitalizzano i denti, che tolgono i nervi dai denti, gli endodontisti si chiamano. In genere quelli sono i dentisti generalisti che fanno le carie e le devitalizzazioni. E in più i dentisti, c'è da dire una cosa, non fanno le protesi. Cioè le protesi le fa l'odontotecnico. Okay. Il dentista fa solo l'impronta da mandare al tecnico, ma poi la realizzazione proprio della protesi la fa il laboratorio odontotecnico. E poi ci sono i dentisti che fanno casi piccoli, che ne so, uno o due denti che mancano, oppure ci sono i dentisti che fanno casi complessi. Ci sono dentisti che fanno i casi complessi, che in più raddrizzano i denti, e ci sono dentisti che fanno i casi completi, ma non raddrizzano i denti. Oppure ci sono i dentisti che hanno il laboratorio in sede, dentisti che non hanno il laboratorio in sede. Per esempio, le pizzerie sono tutte uguali? No. I prezzi sono diversi delle pizzerie. Il gusto della pizza cambia da una pizzeria all'altra. Ci sono pizzerie che hanno il forno dall'altra parte della città, con le surgelate. Non pizze, diciamo, anzi, diciamo così, che vengono cotte altrove, vendute altrove, mettiamola così. Non le pizzerie col forno dall'altra parte della città. Se noi facciamo l'esempio invece di dei dentisti, esistono dentisti che non hanno il forno per le pizze nella propria pizzeria, okay? Che hanno un laboratorio dall'altra parte della città, per esempio. E se la pizza è troppo scotta e deve essere cuotta un altro po', dice aspetta mezz'ora che rimando la pizza e poi me la faccio tornare. E delle volte il laboratorio è in un'altra città. Il problema è che quando ogni volta che viaggia la pizza costa e si rischia di andare sotto costo. E se la pizza va proprio rifatta, devi ricomprarla, perché il tecnico ti dirà hai sbagliato tu prendendo l'impronta, quindi è un problema tuo. Quindi me la ripaghi. Io ho lavorato 8 ore per fare i denti, andavano male perché quando li ha messi in bocca non calzavano. Può capitare, tutto può capitare, anche delle volte difetti dei materiali. Un silicone che magari indurisce, non è miscelato bene, c'era un difetto nella pistola, non indurisce bene, indurisce in maniera differente, togli fuori, era un po' liquido e quello che doveva rilevare si storce. Da lì deriva l'impronta, che il tecnico la vede e dice, ah ok, questa è l'impronta, poi lo metti in bocca e non calza, perché hai preso un'impronta, capita quando si lavora con le mani, di sbagliare. Però proprio perché sappiamo che si può sbagliare, è importante capire che il forno deve stare vicino, devi essere padrone della produzione, non puoi delegare la produzione poi di quello che monti in bocca. Okay. E il passaparola è difettoso da questo punto di vista, perché non ti dà tutti questi elementi che magari ti possono dare invece le recensioni. Perché nelle recensioni io posso invece andare a trovare persone che hanno fatto quel tipo di trapianto esatto. Ok? E se voglio un parere, che poi anche il parere lì è un difetto di per sé, perché il parere lo chiedi al medico. No? Hanno abolito la laurea in medicina, dicono che basta avere la connessione a internet con Google. Ok? Se vuoi un parere medico, vai dal medico, non cercare il vicino di casa che siamo tutti diversi, le bocche sono tutte diverse. Uno può avere problemi e uno può non avere problemi, non svilupparli. Perché? Perché sono tutti sistemi di masticazione individuali. La mia bocca è diversa da tutte le vostre bocche. Io posso avere dei problemi che escono fuori con una protesi che magari su di lei non escono fuori. Lei dice come va? Perfetto.
magari la metto io con quei parametri e mi cambia la vita proprio, mi crea problemi, perché sono tutti trattamenti individuali quelli che facciamo. Quindi anche il chiedere l'opinione, ok, l'opinione versus diagnosi. Io metterei diagnosi in loco, opinione a distanza. E questo è importantissimo perché se voi trovate chi fa un preventivo a distanza, uguale per tutti, vi dice che questo preventivo non può cambiare, non è suscettibile di modifiche dopo la diagnosi, è un burlone perché vi sta dicendo: guarda, a distanza ti so dire che cos'hai. In realtà bisogna fare degli esami, delle radiografie, vedere se i denti fanno male, quali fanno male. Questo dalla radiografia non lo vedi al telefono o a distanza. Devi vedere le gengive, che non si vedono ai raggi X. Devi vedere quanto è grande il viso, non lo vedi in radiografia quanto è alta quella persona. E non vedi neanche se la mandibola si sposta così quando apre la bocca. Perché se si apre così e ha dei precontatti, qualsiasi denti poi vai a mettere lì, c'è il rischio che si rompano e devi cambiare materiali. E invece la diagnosi in loco, quindi che viene fuori dopo una visita, ci dà esattamente il percorso che va fatto. Quindi questo è segno di serietà, questo è segno di acchiappa tutto, butta tutti dentro, digli sì, facciamo tutto. Poi però se c'è di più da fare, con questo sistema qua di dialogo col paziente, c'è alta probabilità che se c'è poi di più da fare, non lo fanno, perché sennò c'è il rischio che il paziente scappa. Non si cura, non parlo dei dentisti, okay? Parlo dei medici in generale, che magari fanno le diagnosi a distanza, uguale per tutti, o sono un po' restii a instaurare un rapporto col paziente. Se invece devono fare di meno, non incassano di meno. Dico, fallo comunque, non i dentisti, non i medici, questo, parlo di altri professionisti. Che magari ti aveva fatto sulla carta un preventivo, viene la metà, c'è il rischio che ti dice: vabbè, buttiamo giù tutto, comunque ricostruiamo qua. Magari era buono quello che c'era. Questo perché a distanza non è possibile fare una diagnosi, perché la diagnosi è il seguito, viene dopo l'aver fatto degli esami diagnostici. Cioè, vi siete mai chiesti perché il medico vi batte, apra, dica 33, hai avuto la febbre? Com'era la febbre prima ancora di dare gli antipirettici? No, la diagnosi è la cosa più importante, perché poi dicono la diagnosi è già mezza terapia, ma è così, perché se tu ascolti prima di parlare, rischi di dire le cose giuste. Se invece entri, poi immaginate il medico, no, che arriva, voi arrivate dal medico, vi guarda e dice: allora, tu hai bisogno dell'antibiotico. E dice: come fa a saperlo che ho bisogno dell'antibiotico? Fate un passo indietro, uscite. No? Tu hai bisogno del trapianto di rene? Che non ha fatto gli esami? Questo è a distanza. Ok, tu hai bisogno di questo, costa questo. No, vieni, facciamo una diagnostica, poi salta fuori che magari non devi fare nulla. Stai benissimo così. Oppure devi solamente fare la terapia per le gengive. Non c'è bisogno di togliere tutti i denti. Delle volte, per cose che abbiamo escogitato noi, a distanza facciamo preventivi in eccesso, facciamo. È meglio che poi quando si fa la visita ci sia un piano che sia uguale o inferiore rispetto a quello che è capitato a molti pazienti che abbiamo reso soldi, che a distanza pensavamo in un modo, poi in realtà non era così. Meglio. Perché manteniamo pezzi della bocca ancora vive, quindi si comportano meglio tutti i materiali. Non sempre lo possiamo usare, però capita. Quando in genere tu entri dal medico, il medico ti fa tante domande, quella si chiama l'anamnesi. In genere l'anamnesi è uno zoom, è un binocolo che va pian piano a zoomare sul problema. Parte dalla situazione generale. Ed è la parte più, se vogliamo, anche più divertente della professione, perché vai a cercare di capire qual è il problema. Poi sì, l'impianto si fa sempre in quel modo, la capsula in quel modo, però la parte invece dove tu decidi cosa fate, è la parte più, se vogliamo, anche divertente.
perché facendo delle domande giochi al gioco dell'investigatore, capire chi è colpevole di ogni singolo dente, quale... E poi dopo inizia la bravura nell'andare a mixare, delle volte è una la terapia, delle volte sono tante le azioni che dobbiamo fare, e andare quindi a mixare diverse azioni per portare poi alla risoluzione del film, no? Delle volte non ci riusciamo. E allora cosa si fa? Si torna indietro e si cambia direzione. Okay. Delle volte può anche capitare che pensiamo che la soluzione sia questa, ma in realtà i materiali non si comportano in quella bocca. E allora sempre mente aperta. Non esistono i piani di cura che si chiudono, esistono pazienti che vanno poi continuati a vedere, a essere visti per tutta la vita. I controlli annuali, verificare come stanno, quindi ricollegandomi ai centri in Italia. Centri di raccolta dati, verificare esattamente come sta ogni anno il paziente, se la bocca sta continuando a volare alto, oppure se delle volte hanno dei cali di quota, possono essere anche psicologici, delle volte il paziente che non pulisce più, o il paziente che ha avuto degli stress emotivi forti, è cambiato il metabolismo, o può essere insorta altro tipo di patologia. E allora è meglio lì, vedi che a maggior ragione non esistono i pacchetti chiusi. Esiste un rapporto che deve essere aperto. È continuato poi negli anni, per quello è importante aprire dei centri di mantenimento, igiene e controllo. Quella è la parte più importante, che poi ti permette, se fai anche attività in ambito scientifico, di raccogliere dati e fare pubblicazioni e parlare di cose di cui nessuno ha mai parlato, perché non sono mai stati usati su un numero così vasto di pazienti così tanti materiali come quelli che noi abbiamo provato. Okay, provato perché non c'è letteratura così vasta come quella che abbiamo noi, ma se non la registri, ce lo ricorderemo noi e i nostri pazienti, basta. Invece tutti quei casi vanno tutti registrati e fotografati ogni anno. Da quel punto tiri fuori delle statistiche che aiutano a capire molte cose. Noi nella letteratura, quella che si chiama letteratura, ovvero all'università, abbiamo studiato cose che andavano bene 8 anni fa, 10 anni fa, ma oggi esistono materiali che non esistevano 10 anni fa e che ti permettono di fare le cose in maniera completamente diversa, più rapida, più sicura. E qui il problema cos'è? Che va talmente veloce la ricerca che mancano anche gli storici. In più, su casi limite, come molti di voi, non esistono centri che raccolgono tutti questi casi limite. Se ne fa uno qui, sono come tante lampadine che si accendono in Europa, però le riabilitazioni complete della bocca, per esempio, non è che vengono convogliate 2000 riabilitazioni della bocca nello studio di ogni dentista all'anno. E quindi è una responsabilità grossa quella anche di tenere il tracking, la registrazione di questi. E delle volte ci rendiamo anche conto, rivedendo il paziente, che forse un'arcata è meglio se la sostituiamo. Perché uno cammina con le scarpe e va lontano negli anni. Però se delle volte devi, che ne so, aggiustare un tacco, è meglio farlo prima che aspettare dopo 100 km. Mi hai mal di schiena se il tacco era più basso. Questo per dirvi che il corpo cambia negli anni ed è giusto che i materiali si adattino nella bocca col cambiamento poi del corpo. Però ci deve essere un rapporto di continuità col paziente. Questo è un altro tipo di parametro che io prenderei in considerazione. Un altro parametro che io metterei in contrapposizione è piano cura palliativo contro piano cura risolutivo. Ve lo traduco. Cioè, se io vado a devo per esempio ristrutturare casa, vado a ristrutturare casa, ogni mese faccio 6 metri quadrati, poi ne faccio altri 6 metri quadrati, poi altri 6, crolla un muro che avevo aggiustato prima e rinizio da là. Oppure faccio un piano di lavoro sulla casa una volta per tutte, dove in 2 mesi do colpo di reni e sistemo tutta la casa. Questo piano di cura
necessita sicuramente di uno sforzo maggiore iniziale, ma poi dopo non ho bisogno più di fare sforzi. Qua invece non faccio grandi sforzi, ma rimango incastrato dentro un meccanismo dove non esco più. C'ho sempre. Ed è questo il piano di cura palliativo, purtroppo un derivato del modo di pensare al medico. Cioè, nel senso che io vado dal medico quando sto male, invece che andare dal medico quando sto bene. E allora sì, il medico è quella persona che mi guarisce. Non si vede il medico come quella persona che mi fa fare prevenzione. Perché il medico che fa prevenzione non viene pagato. Invece il medico che guarisce la malattia viene pagato. E quindi se ogni volta che vado dal medico devo tirare fuori i soldi perché sto male, ci arrivo solo perché sto male, a un certo punto faccio che vado dal medico quando sto proprio male. Cioè non vado dal medico quando sto bene. E più delle volte quei soldi sono limitati perché ognuno ha la sua storia, non è che siamo tutti uguali, c'è chi ha vicissitudini che altri non hanno avuto. Storie che si è dato preferenza magari a un figlio disabile o altri problemi che sono insorti nella nostra vita, non ci portano, quindi non ne abbiamo neanche colpa delle volte dello stato in cui ci siamo ridotti, perché non paga lo Stato. Okay. Lo Stato non paga i medici perché non vengono pagati per fare la prevenzione i medici. Come dovrebbe essere invece? Piano di cura risolutivo. Meglio ancora dovrebbe essere prevenzione. Se ci metto mano che c'è già un problema, risolvo tutto. Meglio non avere mai problemi. Ma aggiustare solamente quello che si è rotto, il tubicino nell'immediato, uguale rubare i soldi. Perché rimani sul libro paga poi così. E questo è il motivo di diffidenza della classe dei professionisti. Non parlo dei medici, non parlo dei dentisti. I medici non rubano, i dentisti non rubano. Però delle volte capita che c'è un idraulico che un pezzo me lo fa pagare 70 euro e costa 5 euro al pezzo. Non c'è una legge che vieta il lucro, il fare, come dire, il ricarico. Okay. E questo fa crescere tanta diffidenza. Perché dico, ma ci guadagna lui o ci guadagno io in salute? Anch'io ho paura di questo. Quando porto magari i figli dal pediatra, quando vado a fare diagnosi. La domanda che mi faccio sempre è: sto entrando nella spirale o sto risolvendo? Cioè, guardo il medico e cerco di capire se mi sta vendendo altre analisi. Cioè io vado lì per un problema e lui inizia, guarda, c'è da fare questo. Poi mi dice, guarda, facciamo questo e questo, però mi fa allontanare dal problema per cui ero andato. Allora lì per istinto cosa pensiamo? Dal momento che noi dobbiamo pagare, ah, mi sta facendo fare il giro largo, quando bastava fare così, 50 euro invece che 500 euro. Ok, il medico non ne ha colpa. Cioè il medico quando ti porta in giro in realtà sta facendo la cosa giusta, di quello che invece entri dalla porta e ti dice tu devi prendere l'antibiotico. Infatti il medico bravo è quello che ti fa uscire dall'ambulatorio pieno di medicine. Invece vai dal medico e esci senza medicine e quello non capisce nulla. Mi ha fatto domande, mille, mi ha tenuto lì a fare, che ti ha prescritto? Niente. Mi ha detto attività, correre. A mangiare sano, quello non capisce nulla. Invece se ti inizia a bombardare di steroidi, antibiotici, in più devi fare l'aerosol, quindi cose che senti, che ingoi, che ingurgiti, allora lì è la percezione che ti sta curando, invece che quello che ti inizia a fare l'anamnesi, l'analisi, la raccolta dati. Beh, quella invece è la medicina corretta, cioè quando si iniziano a raccogliere un sacco di dati prima, perché vi ho detto è il gioco dell'investigatore. Quindi più dati noi raccogliamo prima, e più in realtà la terapia è quella giusta. Fausto Coppi, non so se ve lo ricordate, lui era un corridore ciclista morto, tornato dall'Africa per
una febbre che non si capiva, che l'aveva appunto la zanzara, si era preso la malaria. Problema che quando era tornato l'avevano bombardato di antipirettici. Invece, facendo semplicemente il grafico della febbre, si sarebbe capito che era malaria. Delle volte il non dare i farmaci è in realtà il momento della diagnosi, quello. Delle volte anche noi, quando dobbiamo capire qual è il dente che fa male, andiamo a toccare non solo questo, ma anche tutti gli altri. Ci sono delle volte denti che questo è la causa, ma il dolore ce l'ho sotto. Okay, però, e allora lì cosa che faccio? Anestesia? Che faccio? L'anestesia sopra. Oppure lui mi dice che fa male sopra, faccio l'anestesia sotto. Se ancora fa male, allora sì, proprio lì. Ci sono tante cose che si fanno magari in bocca in fase di diagnosi che ci aiutano a stringere il campo su quello che è il problema. Okay. Quando io invece, oppure l'errore opposto che posso fare è quello di capitare in una clinica che non ha una visione d'insieme, cioè che guarda l'albero invece che la foresta. Cioè che non capisce che ai denti c'è attaccata una persona, che delle volte i problemi che si hanno in bocca possono essere qua, oppure possono essere qua, bulimia, oppure qua, paziente che ha qua, muscolare, paziente che ha spasmi muscolari continui, paziente spastico, oppure paziente che è depresso, non si è più pulito i denti, oppure un paziente che ha altri problemi che sono fuori dal corpo, incidente stradale. Non c'entra nulla a quel punto col fumo, che ha perso i denti con la piorrea, con la genetica. Se quindi io non faccio tutte queste domande, c'è il rischio che faccio delle terapie che non intercettano il vero problema. E quindi c'è il rischio che se non ho una visione d'insieme, faccio spendere dei soldi anche con un piano di cura risolutivo che però, se mancava questo, non mi ha fatto spendere in maniera corretta i soldi. Perché tutte queste... Cioè, è complesso. Vi rendete conto che è complesso vivere? Cioè, è complesso non essere fregati in questo mondo, perché c'è un conflitto di interessi dappertutto. L'unica cosa che rimane cos'è? La preghiera. E capita delle volte che sali sull'aereo e ti fai il segno della croce. Ok. Anche la settimana scorsa me lo sono fatto. Sono venuto da Bucarest in macchina. Così no, mi faccio. Stava cadendo l'aereo la settimana scorsa. Perché non sai mai se chi guida perché lo fa. Cioè, quella è la vera cosa. Cioè, le aziende che hanno avuto, che sono ancora in piedi oggi, sono quelle in realtà che hanno una grande etica. Sono le aziende che non è prendo tutto e scappa, non è che faccio le cose perché mi rimborsa la cassa, o sono le aziende che hanno per esempio la rete commerciale. Ecco, un'altra cosa che è importantissima da mettere qua. Ricerca attiva, oppure qualcuno che ti tira la giacca. Dai, vieni qua a curarti. Perché magari ci prende una percentuale, capito? Le reti commerciali, per esempio, di quello che c'ha il bus, che c'ha il periodo che non c'è turismo, finisce a curare lì, la clinica dice, fa una cosa, portami col bus i pazienti, quando uno inizia le cure ti do una percentuale, ti do. Lui fa avanti e indietro, Milano, Verona, Trieste, Zagabria, per esempio. C'è il rischio che porta pazienti che devono fare magari il raffreddore in sala dal chirurgo che fa i trapianti, o viceversa, chi porta uno che ha bisogno di un trapianto a una clinica che fa cose semplici. E poi c'è il rischio che la rete commerciale ricatta la clinica e gli dice: guarda, se non me li curo tu allora li porta questo qua di fianco. E allora lì la clinica dice: no, 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 mettili in sala d'attesa, te li curo. Quindi anche il come arriva il paziente alla clinica. La cosa migliore è fare la ricerca attiva, cioè andare a cercare attivamente chi fa quelle cose. E delle volte scoprirai che devi andare a Tel Aviv.
Punto, ti devi mettere sull'aereo e vai a Tel Aviv, perché capita che lì a Tel Aviv è successo qualcosa in quel territorio che ha fatto sì che lì si creasse un polo di ricerca dove se ne fanno tanti di quei trapianti, per cui non te lo fai, che ne so, a Quartus Sant'Elena o a Palermo, ma devi andare lì perché lì si fanno quei tipi di trapianti. Quindi esci dal turismo dentale, ma entri nella ricerca attiva del centro d'eccellenza. Okay. Che è il centro d'eccellenza, delle volte tua cognata manco lo conosce che c'è, devi fare la ricerca attiva. Quando io faccio una ricerca, per esempio, di un medico, di una specialista, io passo per la ricerca attiva, poi inizio a controllare le recensioni e chiedo quanti ne hai fatto, mi fai vedere le foto. Okay. No, le foto non ce le ho, ma ne ho fatti tanti, documentali, perché se documenti significa che c'hai passione per quello che fai, no? Un bravo chef che fa il piatto. Prima di servirlo, gli fa la foto, uno che c'ha passione, no? E se fai la documentazione del servizio che offri, poi tutta la catena che lavora a quel servizio, che sono progetti complessi dove ci entra il laboratorio, il chirurgo, il protesista, si sentono con le telecamere addosso. E quindi, anzi, vengono stimolati chi ha la passione ancora di più. Posso fare il video? Andate voi in televisione a Chisina a fare l'intervista. E gli mette i riflettori addosso e loro iniziano a competere tra di loro e si guardano le fotografie, non si nasconde nulla, quindi abbiamo tutto in chiaro su tutto il lavoro che viene fatto da ogni singolo medico. E poi quelli li fai anche stampare, glieli metti anche in bacheca, fai sentire orgogliosi del lavoro che fanno e se lo ricordano ogni giorno che stanno lì a lavorare su cose difficili, che ne stanno facendo tante. Quei libri là non sono per voi, sono per l'equipe. Quei libri che noi stampiamo e che mettiamo là, le interviste, vanno loro ora a fare le interviste in televisione, a parlare all'equivalente di K33. Team, far sentire team. Ok, Smile Dent, team. Quelle sono le parole che tengono poi la catena unita. Farli sentire una squadra, no? È come lo Sky Team. O andare a dare il microfono a questi ragazzi, far raccontare le storie. La storia del paziente che ha curato. Se vai magari dal professionista che tutte queste cose che vi ho detto non le fa, diffido. Magari sì, però mi devo fare il segno della croce. Preferisco scegliere magari chi ha questi elementi, che sono elementi reputazionali, si chiamano. Oggi siamo nell'era della reputazione, dove se lavori bene e lo fai vedere, quindi non c'è nulla da nascondere, alla fine crei, come dire, vantaggio, distacco. E inizia a succedere una cosa fantastica, che vai sulla montagna, scali rapidamente la montagna e quando stai lì su, chi sta sotto ti vede. E chi è come te inizia a essere attirato. E bussa, non dobbiamo mettere gli annunci per cercare, bussano alla porta. Chiedono, io so anni che vi seguo, io so anni che voglio fare il chirurgo da voi, o voglio fare la protesi da voi. E quelli sono i veri, professionisti. Un altro problema che abbiamo è che, come in poche professioni, a dire il vero, questa è una cosa molto importante, anzi forse la più importante di tutte, è che sì, è vero il piano di cura, è vero le reti commerciali, è vero che ci sono i medici che fanno la diagnosi e non la sanno fare, però delle volte capita anche che chi sa fare la diagnosi non sa usare le mani. Capita spesso questo, specialmente chi viene selezionato con i quiz alla università. Conoscete che per entrare all'università e diventare medico bisogna fare i quiz di selezione. Avete, non so, figli, nipoti che hanno fatto le selezioni per entrare all'università. Praticamente sono delle domande. Come quelle della patente, uguali. Ci sono dei libri anche che si studiano, vedete come sono fatti, proprio così. Sono dei libri dove ci sono delle domande a risposta chiusa oppure a risposta aperta. Vediamo se ne trovo uno che si legge. Il problema di questi quiz. Quale centrale nucleare subì danni col rilascio di materiale radioattivo a causa dello tsunami dell'11 marzo 2011?
Fukushima, Kishin, Goiânia, Chernobyl, Windscale. Oppure, quale dei seguenti palazzi romani ha sede la presenza del Consiglio dei Ministri? Palazzo Chigi, Viminale, Quirinale, Madama, Montecitorio. Non lo so. Ignorante, toglietemi la licenza di fare i denti. O datemi la licenza di fare i denti, se la so. Immaginati se questo ti opera. Cioè, se viene selezionato così, chi ti deve fare il trapianto di cuore? Questo è il grande problema, più grande di tutti questi. Cioè, il fatto di dare la licenza a persone che non sono poi realmente preselezionate dalla passione, ma sono preselezionate da un quiz. Invece alcune professioni, come quella per esempio medica, dovrebbero essere libere. Chiunque deve poter accedere, ma ti paga lo Stato 1.500 euro al mese. Così vediamo chi vuole ancora fare il medico. Quindi questa che cos'è? È la mission che uno ha. Questa è la cosa più importante che bisogna guardare, cioè capire perché lo fai, perché lo vuoi fare. Ed è importante raccontarlo perché uno ha scelto di fare quello che fa. Infatti, quando voi entrate nel nostro canale, o okay, quando voi mandate la richiesta, vi iniziano a bombardare di SMS. SMS o non so quanti SMS vi sono arrivati a voi sul cellulare, dove vi inizia a raccontare la mia storia. Vi racconto che ero studente, che lì, che là. Vi racconto come sono arrivato qui, vi racconto. Non ero figlio di dentista, partito dalla Sardegna con 1.000 euro in tasca, e 1.500 me li dovevano ancora. E tutti mi dicevano, vattene, non ci fai nulla in Sardegna, mi dicevano, pensi troppo diverso, se vattene a fare il volontariato, e stavo andando a fare quello. Poi una mente mi ha detto, ma senti una cosa, tanto lavorare gratis, per lavorare gratis vieni in studio e lavora gratis. Vada a lavorare gratis, poi si sparge la voce di un sardo che lavora gratis. Inizia a avere tanti maestri a quel punto che mi adottano, no? Ero senza casa, con la valigia, una vita da sbandato, non avevo niente da perdere, inizia a girare l'Europa. Inizia a girare l'Europa e a parlare con tante cliniche che lavoravano in Europa. E loro mi dicevano, e lì ho visto una realtà che a Cagliari non vedevo. Quella realtà che c'era fuori, in Ungheria, in Croazia, sono stato in Montenegro, ovunque, ditemi una nazione, ci sono stato. Per quello viaggio in macchina ora, perché statisticamente sono vicino del prossimo aereo che prendo, perché ne ho presi troppi. E c'ho veramente paura a prendere un aereo, non dico per scherzo. Quando la storia di una persona, oppure la storia di una persona che fa l'azienda, poi in realtà è l'azienda. Cioè come nasce una cosa, come le persone che ti contaminano, hanno fatto delle ricerche, okay, di professionisti, non dentisti, giovani, in un corso di laurea, dove chiedevano ma perché vuoi fare, per esempio, il dentista? Ma non era una ricerca per dentisti. Una buona percentuale per i soldi. Cioè, perché si sa che si guadagna molto. Quindi lì è il grosso problema di tutto. Cioè il perché uno fa le cose. Perché ci sposiamo? Per fare figli o per divertirci? È quello che fa il successo di un matrimonio. Cioè siamo chiari. Diciamocelo, perché compriamo casa o costruiamo la casa? Per rivendere, poi facciamo l'opera, l'investimento immobiliare o perché ci servono 5 stanze e pensiamo di fare 5 figli? È quello che dovreste, secondo me, chiarire prima della scelta di un professionista o di una clinica, cioè andare dietro alle cose, capire perché è nata quella realtà, come è nata, come è cresciuta, come si è sviluppata. Perché da quello poi dipende tutto il resto, tutto il sistema, che è quella è la mission, che deriva, poi c'è anche la visione, cioè io avevo delle visioni, non mi ero fatto le canne, ok, ma avevo delle visioni che mi facevano sognare, mi facevano brillare gli occhi, che bello se un domani fosse così. Io vedevo addirittura una clinica,
da poter addirittura ospitare i dentisti da tutta Europa, dove ognuno aveva il suo studio, venivano dalla Francia, dalla Germania, fatto di meglio fatto. Però tutto nasce da lì, cioè se tu non hai un'idea, un motivo per cui fai le cose, non ti viene la motivazione, non inizi ad andare in quella direzione, ma ci vai perché stai ruzzolando, perché c'è la pendenza in quella direzione, perché c'hai il padre che è medico, oppure perché c'hai il cugino che ti dice vai lì che poi vieni a lavorare da me, a 25 anni già c'hai il BMW. E da lì dipende poi la etica che sta dentro a un'azienda. Delle volte devi anche stare attento ai cambi che ci possono essere, delle volte possono arrivare dal basso, i diavoli tentatori, delle volte arrivano dall'alto, delle volte dal lato arrivano, delle volte possono essere delle serpi che ti metti dentro in azienda, che ti tirano fuori delle correnti di pensiero, ma questa non è la nostra corrente di pensiero. E quindi tenerli uniti con la vision di dove andiamo e la missione che abbiamo fa automaticamente essere tutti allineati ogni giorno, che comunque quello che stiamo facendo non è per, cioè noi non stiamo facendo denti, stiamo costruendo un sistema. Dobbiamo aprire Bergamo, dobbiamo aprire Bucarest, dobbiamo fare quello. Quell'altro, i prezzi, possiamo anche andare sotto costo qui, in pareggio, l'importante è che il sistema, il tutto sia competitivo e stia in piedi. E questa è la grande storia. A voi è mai capitato di cadere in questi problemi? Vi siete riconosciuti in queste scelte che avete dovuto, o questi passaggi che avete, ce ne sono tanti altri, di passaggi. Volutamente non ho parlato di attrezzature, perché le attrezzature le ritengo un qualcosa che deve essere scontato, che c'hai il laser, che c'hai lo scanner, siamo in era moderna, quindi devi avere quelle attrezzature. Ma parlare di metodo in cui fai la diagnosi, del metodo in cui prometti la terapia, del metodo in cui poi hai fatto guardare verso di te i pazienti, no? Il cognato che gli gira la testa, guarda, è lì che ti devi operare. Poi scopri che hai portato tuo figlio a fare il trapianto di fegato da un oculista perché tuo cognato prendeva il 5% dei soldi. Il problema non è come guardi poi tuo cognato, ma è come guardi il medico. È un mercenario, pensi, quello. È uno che ha veramente la clinica degli orrori, quella. E tutte queste cose me le dissero facendo i miei giri per l'Europa. Io facevo i giri per l'Europa da chi mi ha consigliato, mi ha detto questo non va fatto, questo è pericoloso, questo no, questo è fondamentale. Il forno in pizzeria, il laboratorio. Il laboratorio è stata la prima cosa che ci ha dissanguato il laboratorio, perché comunque costruire un laboratorio con tutte queste fuori dall'Europa, quindi senza fondi europei. Devi autofinanziarti. I finanziatori nostri che abbiamo avuto sono sempre stati i pazienti. Pazienti che hanno creduto dai primi anni noi, il pagamento anticipato che abbiamo fatto, perché senza il pagamento anticipato non avremmo mai potuto ottenere questi standard fuori dalla comunità europea. Sì, puoi fare il pagamento dilazionato, ma fai come le altre cliniche, ti metti a livello degli altri, però più è complicato il caso. E più è rischioso il caso, e più è complesso l'operazione che va fatta, e più ci sono degli standard che devono essere ancora più alti, perché se non è alta la probabilità poi di avere le recensioni negative. E allora chiudi, è una cosa che si implode su se stessa. E lavorando con le recensioni è meglio andare in parità di costo, ma avere ottime recensioni, che non vuol dire averle tutte buone, ma significa anche avere quelle negative, che fanno vedere che le altre sono tutte vere, e andare a lavorare sui protocolli con i feedback che ci danno, che ci date, quindi questo foglio che compilate, non so se l'avete compilato, questi sono importanti perché ci danno poi i feedback su come le cose vanno male negli appartamenti, come vanno male magari in una clinica o come vanno male, che non so, in Italia o al telefono, con chi lavora al telefono.